quest'ultimo con ribattuta che fa terminare il pallone in palo laterale. Pellizzaro. Angolo. Il giocatore della Roma ha lasciato sfilare a fondo campo il pallone, supponendo che non si trattasse di tiro dalla bandierina. Guardaline però ha segnalato che si tratta di tiro d'angolo. E ora c'è un giocatore del Padova, Maniero, che chiede la sostituzione. Esce Maniero, entra in campo Simonetta. Si tiene la coscia sinistra Maniero, evidentemente un risentimento muscolare. Palla in area, grappolo di uomini e poi gol. Mischia furibonda e palla che termina in gol, ed è Nanu Calderisi che probabilmente ha dato l'ultimo tocco. Azione estremamente confusa, concitata. Vediamo ora attraverso il replay, ci sono stati un paio di tentativi e vedete che Simonetta che ha toccato per ultimo. Vediamo, ecco il tiro dalla bandierina. C'è un primo colpo di testa, miracolo di Lorieri, poi Mischia ed è Simonetta che di ginocchio segna. E Simonetta appena entrato in campo segna. Simonetta, avete visto l'azione estremamente confusa con un primo miracolo di Lorieri sul colpo di testa ravvicinato, poi ha tentato Calderisi e alla fine è stato Simonetta che ha messo dentro il gol dell'1-1. Tutto questo al 23esimo